Buongiorno a tutti, voglio riprendere uno dei temi di quegli interventi di pochi secondi. A te cosa piace? Se voi sapeste quante centinaia di email sono arrivate, è una bella domanda, a te cosa piace? Sembra una domanda banale, no? A te cosa piace? Nella domanda io non intendevo cosa ti piacerebbe. Non intendevo cosa faresti se le cose andassero diversamente da come stanno andando. No, no, no. Io volevo soffermare lo sguardo su a me cosa piace. Cosa piace adesso? In un esercizio così semplice, sapete cosa accade? Che noi entriamo nelle aree più profonde del cervello, nelle aree del piacere. E intratteniamo un colloquio senza pensieri, senza ragionamenti, fatto di una sensazione. A me piace vestirmi di blu. A me fa impazzire il cappuccino con la brioche. A me piace Rossano ogni volta che la guardo. In questo momento la guardo. Nel momento in cui dico a me cosa piace, io devo uscire da tutta la visione della mia storia, della mia vita, delle mie relazioni. Perché nel dire a me stesso cosa piace, io entro nel regno del piacere. Sì, lo so che magari con mio marito non vado d'accordo. Sì, lo so che probabilmente l'azienda non va bene. Sì, lo so che magari mancano i soldi. Sì, lo so che quel mio amico mi ha detto delle cose sgradevoli. Sì, lo so che non riesco a dimagrire. Sì, lo so che l'ansia arriva. Lo so bene che a volte la sera faccio fatica a addormentarmi, ma a me cosa piace? In un attimo sono entrato dentro le aree più profonde del cervello. Sì, le cose vanno come stanno andando, ma a me cosa piace? Una cosa così semplice produce effetti inimmaginabili. È come se una goccia di piacere scendesse a ricordarmi dentro di me che al di là di come vanno le cose, al di là del passato, al di là del futuro, c'è qualcosa che a me piace. Sapete chi sono i maestri di questi bambini? Cosa ti piace, Elena? Giocare con la bambola, vestirla. Franchino, cosa ti piace? Coca-Cola, Coca-Cola, la mamma non me la dà, Coca-Cola. Matteo, cosa ti piace? Giocare con la palla. Sono tutte azioni pratiche, vicino all'essenza. Al di là dei dolori, al di là dei conflitti, c'è qualcosa che ti piace. E quel qualcosa che ti piace ti chiama in causa. Non ti chiama in causa quei ragionamenti. Ti ricorda che c'è un piacere che ti abita. Lascialo depositare nella tua giornata. E sii presente all'azione che ti piace. Questo era il senso di quel video a cui sono arrivate tantissime risposte. Buona serata.